Si è conclusa poco fa l'inaugurazione in Via dei Cristallini, nel quartiere Sanità a Napoli, della nuova sezione giovanile delle Fiamme Oro, in una struttura che è anche un punto di accoglienza per i giovani del rione. Alessandro Di Liegro. Una rivoluzione, uno spazio pubblico che da terra di nessuno torna a essere luogo di tutti. È una cosa bellissima per i ragazzi. È quella che è per il quartiere. Siamo tutti felicissimi, sappiamo che questa è una giornata storica. Napoli, quartiere Sanità, in via dei Cristallini, di fianco alla sagrestia Ring di Don Antonio Loffredo, nasce la nuova struttura della sezione giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, una palestra di vita e di cittadinanza. Questa prospettiva, a mio avviso, è una prospettiva importantissima, una prospettiva di educazione, di legalità e di vicinanza, e per questo sono felice veramente di essere qui oggi. Deve essere il luogo dell'accoglienza delle fragilità di questa parte centrale, il cuore pulsante della nostra città. Non solo sport agonistico, ma anche dopo scuola, laboratori, aree giochi a favore dei bambini del quartiere, in collaborazione con la Fondazione di Comunità San Gennaro e con le associazioni di volontariato del territorio. Oggi vinciamo un'altra medaglia olimpica. Portare lo sport qui alla sanità con un centro Fiamme Oro è un qualcosa di emozionante.